Qual è il massimo livello che puoi raggiungere con la tua azienda? E una volta che l'hai capito, come ci arrivi? Ciao imprenditore, ciao imprenditrice, io sono Enrico Cecchini, responsabile dei sarti del web. Il nostro lavoro è aumentare il fatturato delle aziende grazie all'applicazione del metodo comunicazione su misura. E oggi voglio rispondere a una domanda diretta e ad alcune domande indirette che mi avete fatto in tanti. Argomento di oggi: qual è il livello massimo della tua impresa e come lo puoi raggiungere? Fondamentalmente è il mio lavoro e voglio darti alcuni esempi molto pratici, ma passiamo subito alla domanda perché ti renderà chiara l'idea di cosa stiamo parlando. Allora, mi ha scritto Massimo del Tempio Massimo, fa karate, il Tempio Massimo è un dojo, si può dire così, Massimo. Chi mi ha scritto? Buongiorno Enrico, scusa se ti rompo, tranquillo, va tutto bene. Tempo fa hai fatto un bellissimo video dove parlavi di essere marchi o di essere merce. Un'analisi strepitosa, ti ringrazio Massimo. Nello specifico, il fulcro della puntata era: se non sei un marchio, sei una merce, e se sei una merce dovrai fare la battaglia sul prezzo. Quindi fondamentalmente la puntata mi sembra che fosse come batti i cinesi che sbragano i prezzi, i cinesi intesi come quella concorrenza che fa sempre prezzi molto bassi. L'unico modo è diventare un marchio, e oggi affrontiamo questo discorso. Ti chiedo, sarebbe un'idea fare un video su come diventare marchio o quasi? Grazie Massimo. Perfetto Massimo. Nello specifico, entro la fine della puntata intendo farti un esempio pratico, ok, proprio riferito al tuo tipo di attività, alla tua azienda, e ti darò due angoli di attacco con cui metterlo in pratica, quindi fammi sapere poi come va. Diciamo che oltre a questa domanda che mi è stata fatta in maniera diretta, ce ne sono tante altre indirette. Da un po' che siamo in sponsorizzata sui social, sui sarti del web, e mi arrivano dei commenti che riassunti dicono: quello che esprimi, quello che stai dicendo non ha senso perché fa finta che esista una crescita infinita, ma la crescita infinita non esiste, ok? Ti ho fatto anche una parafrasi di lunghi commenti che mi vengono fatti, a volte anche un po' sembra quasi senza senso, ma diciamo che mi rendo conto che non posso girare questa puntata senza demolire questa finta convinzione, ok? Questa convinzione errata, perché dire non esiste la crescita infinita è sia vero sia falso. Perché? Se tu prendi un foglio, no? E fai la fotografia di dov'è adesso la tua azienda e la metti nel punto A. Poi ci concentriamo, ok? E mettiamo idealmente il massimo livello che può raggiungere la tua azienda e facciamo una fotografia, lo mettiamo nel punto B, disegnando la strada per raggiungere da A a B, quindi il massimo della tua azienda, possiamo renderci conto, dati alla mano, che non ti basta un'intera vita per arrivare a B. Cioè, è vero, esiste un tetto a quanto può crescere un'azienda, e quello ce lo dice il mercato, ok? Il mercato è un tetto, oltre un certo livello non si può andare. Ma a essere onesti, da dove sei adesso tu, con la tua impresa, al massimo livello in cui puoi arrivare, il più delle volte non ti basta tutta una vita. Ok, io ho incontrato personalmente aziende che sono alla terza generazione e ancora stanno crescendo. Ok, ci sono imprese come la Coca-Cola che sono 100 anni che sta fuori ed è ancora lì che cresce, ancora lì che domina. Ok, bisogna smetterla di dirsi ste puttanate che non so che cazzo ve l'ha messa in testa, ok? Che poi il massimo livello non vuol dire per forza grande, non vuol dire per forza multinazionale, dipende dal tuo modello di azienda, ok? È anche di questo che voglio parlare con te adesso. Vuol dire il massimo livello un'azienda più ricca, un'azienda più soddisfacente, un'azienda che ti metta in contatto, te imprenditore, imprenditrice, col tuo concetto di successo. Ok, perché banalmente può voler dire prendere un'azienda e ingrandirla all'infinito. Esempio, io e i sarti posso ingrandirli all'infinito. Non esiste un limite a quanto posso ingrandire i sarti. Se anche dovessi intasare il mercato italiano, qual è il problema? Mi rivolgo al mercato spagnolo, mi rivolgo al mercato inglese, mi rivolgo al mercato russo, francese, tedesco. Tedesco è un po' difficilotto perché hanno dei problemi di cultura, ma
Non è sicuramente questo l'argomento di oggi. Cioè, può voler dire aprire altri punti vendita simili al mio dello stesso marchio. Può voler dire, per un consulente, per esempio, o una persona, un professionista, essere pagato di più per la stessa quantità di ore e quindi poter lavorare meno ore, ok? E portarsi a casa la cifra che si vuole. Tutti questi sono crescita dell'azienda, crescita del marchio, ok? Questa, cioè, per esempio la settimana scorsa ho incontrato una persona che è fondamentalmente nato ragioniere, niente di eccezionale, ha lavorato per una grande catena, posso anche dire quella, tanto non c'è nessun problema, l'Old Wild West, ok, ha compreso quello che sto per raccontarti oggi nella puntata, è uscito dalla catena dell'Old Wild West, ha aperto i suoi punti vendita, oggi in Italia è a 40 punti vendita. Ok, 40 aziende che stanno lavorando, gli portano fatturato e sta riflettendo: cosa faccio? Continuo a espandermi in Italia o apro in un altro stato? E si sta confrontando con quella che è la realtà dei fatti, cioè che quando apri un'altra cultura devi modificare un po' quello che è il tuo marchio, ma anche questo è un argomento un po' difficile, magari lo vediamo entro la fine della puntata. Però ha compreso quello che è l'argomento di oggi, l'ha messo in pratica e si sta espandendo, e non c'è effettivamente il limite a quanto può espandersi, perché fondamentalmente c'è una procedura da seguire, ma andiamo con ordine. E sono proprio generosissimo, guarda, esco subito col segreto della puntata di oggi. Ci sono centinaia di migliaia di imprenditori che si concentrano ogni giorno della loro vita, ogni sacrosanto giorno, sul fare il miglior prodotto o servizio possibile, immaginabile. Ci sono passato anch'io, so perfettamente che cosa vuol dire, ed è esattamente la parte sbagliata del lavoro. Cioè, proprio quella che non ti darà mai il risultato che cerchi. Perché la chiave per raggiungere il massimo livello possibile, immaginabile, della tua azienda è diventare un marchio. Ma vuol dire è diventare un'idea. Ok? Devi fare la strada necessaria per diventare un'idea con la tua azienda. Che cosa significa? E soprattutto perché? Io conosco tantissimi imprenditori e imprenditrici terrorizzate dall'idea di uscire fuori col proprio volto, uscire fuori con la comunicazione online. E va benissimo, è una scelta, cioè fondamentalmente è un'abitudine, una brutta abitudine, ma l'unico modo che hai per crescere con la tua impresa è diventare rilevante per un certo numero di persone, neanche tantissime, ok? Cioè, per fare tanti soldi non serve che tante persone ti conoscano, ma devi diventare rilevante per abbastanza persone che possono pagarti e aumentare quello che è il tuo fatturato, la tua cassa e tutto il resto. Devi fondamentalmente spostare l'energia, e questa energia è già dentro le persone. Non c'è niente di spirituale, ricorda sempre che nelle mie puntate è tutto roba molto molto pratica. Ti metto a confronto due situazioni, perché le idee si propagano come un virus, sono appiccicose, sono qualcosa che entra molto facilmente nella gente quando l'idea è fatta bene, ok? Poi vediamo cosa vuol dire fatta bene, e poi si duplica, perché questa persona attacca un'altra persona, che a sua volta attacca un'altra persona, un'altra, e questo è il gioco della crescita esponenziale di un'azienda. Dicevo, voglio mettere a confronto due cose totalmente diverse. Da una parte il McDonald's e dall'altra Martin Luther King. Che miseria, ne ho preso uno difficile. Allora, Martin Luther King è famosissimo perché ha guidato un movimento di resistenza non violenta, ok? Pacifica, doveva cambiare le cose, cioè i neri in America erano trattati malissimo, peggio che pezzi da piedi, e nel 28 agosto del 1963 parte la marcia per il lavoro e la libertà, la più grande che Washington abbia mai visto in tutta la sua storia, perché parteciparono più di 250.000 persone, e di queste 250.000 persone solo 50.000 erano afroamericane, ok? Che cosa ha fatto Martin Luther King? C'era un problema
e lui è venuto fuori con una soluzione, un'idea che ha attecchito e come un incendio ha dato fuoco alla foresta. Quella foresta erano centinaia di migliaia di persone che dicevano basta, noi seguiamo Martin Luther King, noi appoggiamo la sua idea. Ok, perfetto, e poi venne fuori tutta una serie di situazioni a cascata, poi Kennedy venne ucciso, ma questa è tutta un'altra, è tutta la storia americana che qualcuno conosce bene, qualcuno per niente, ma andiamo avanti. Secondo termine di paragone con cui devo darti un'idea di cosa stiamo parlando, McDonald's. Ti do tre dati molto interessanti. Il McDonald's ogni fottutissimo secondo vende 75 hamburger, circa. Circa 75 hamburger ogni giorno. Sempre ogni giorno il McDonald's serve circa 62 milioni di persone. Cioè, più che l'Italia. La popolazione è più della popolazione dell'Italia. Ok? Altro fatto molto interessante, in America l'88% della popolazione riconosce immediatamente i due archi dorati, no? Il marchio di McDonald's, l'insegna, ok, perfetto, la M. E contro il 54% che riconosce la croce, ok, la croce cattolica, cristiana, ok, la croce dove è stato appeso Gesù Cristo, secondo la mitologia cristiana, perfetto. Quindi McDonald's in America è più conosciuto che Gesù. Come ce l'ha fatta? Come fai a essere così presente e così di successo? Essere così espanso in tutto il mondo? Perché McDonald's è un'idea, è un concetto, non è il negozio, non è la cucina, non è più neanche il prodotto, non è più neanche il tavolo, è un'idea, ok? Che tra l'altro in questo momento ha dei problemi perché i giovani più giovani non si rispecchiano più in quell'idea, perché quell'idea è nata in un periodo storico, eccetera, eccetera. Questi sono approfondimenti. Se uno vuol vedere il motivo per la crescita o il declino di un'azienda o di un movimento politico o di un movimento religioso, vai a cercarla nelle idee che stanno alla base di quel movimento politico, religioso, economico, azienda, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, la situazione si fa un po' complicata. Tiro fuori una citazione di David Mackenzie Ogilvy, un dio della pubblicità, ok? È uno dei promotori del successo della Rolls Royce, senza scherzare, ok? Ogilvy diceva: qualunque cretino può mettere in piedi una promozione basata sul prezzo, ma ci vogliono genio, fede e perseveranza per creare una marca. Genio, fede, perseveranza. Fondamentalmente di cosa stiamo parlando? Perché genio? Perché fede? Perché perseveranza? Genio perché devi intuire che cosa sta chiedendo il mercato e quale idea può fare breccia più facilmente dentro i cuori dei tuoi potenziali clienti. E non solo deve fare breccia nei loro cuori, ma deve essere ben collegata al marchio che stai creando. Ok? Perché se le cose non collimano, se non c'è, se la catena logica non è conseguenziale, non è fatta bene, il discorso si spezza, la campagna di comunicazione online si rompe. Perché? Perché non, se una cosa non è logicamente collegata a un'altra, si spezza la catena. Non è un discorso che non va da nessuna parte, la persona si stacca, l'idea si stacca, si rompe e non procede. Perché fede? Perché i risultati non arrivano subito. Ok, sicuramente possono esserci delle vendite, sicuramente possono esserci delle persone che dicono: ah, che bella idea, ah, figo, meraviglioso, ah, sta parlando proprio a me. Ma per avere quella crescita veramente grande è come quando vai in palestra. Ok, tu vai in palestra e cominci, vedi dei risultati, perché se fai palestra bene i risultati li vedi subito, cioè fondamentalmente così è. Ma poi che succede? Succede che a un certo punto ti fermi perché un certo tipo di risultati si blocca, quelli visibili, no? E allora devi accumulare un tot di allenamenti per poter avere una crescita sostanziale dei muscoli. E il cervello umano non è abituato, non è
non è propenso, non ha quelle procedure logiche adatte a capire che sta aumentando il muscolo, che stai perdendo peso, per fare l'esempio della dieta, che c'è una progressività nella crescita. Siamo più abituati a vedere prima dopo, ok, lo scalino, ma il mondo non è fatto di scalini, il mondo è fatto di micro passettini che vanno in su o vanno in giù. Quando dici, cazzo, sei ingrassato come un maiale, che cosa hai fatto? Non è che prima era magro e poi ero 114 kg. È nel tempo che pian piano, grammo dopo grammo, sono arrivato a 114 kg. Ok, mi è venuto fuori sto numero perché una volta ci sono arrivato. Vergogna me, shame on me. Sono arrivato a 114 kg, ma questo è un altro discorso. E quindi abbiamo detto genio, fede e perseveranza. Perseveranza perché devi tenere cazzo duro. Devi tenere duro, prendi l'idea, comincia a martellarla là fuori e non ti fermi più. Il mio primo libro si chiama Vestiti bene e prendi web ammazzate. Perché? Poi mi sono reso conto che era un titolo troppo complicato, che se va spiegato non va bene, però quello me lo tengo. Perché? Perché prima vesti la tua azienda con l'idea più forte, migliore, adatta a raggiungere il tuo cliente su misura e poi la martelli in continuazione. Quella entra nelle persone e non ti mollano più. Non ti mollano più. È una roba meravigliosa. Ma andiamo avanti. Ho voluto dare un'altra citazione, una di Van Gogh, presa da una lettera al fratello Theo del 18 dicembre dell'83, che dice: come si diventa mediocri? Col compromesso e col fare concessioni. Oggi su una questione, domani su un'altra, a seconda dei dettami del mondo, senza mai contraddire il mondo e seguendo sempre la pubblica opinione. Come si diventa mediocri? Come si diventa la stessa azienda, tale e quale a tutte le altre? Scendendo a compromessi, dicendo no, questo non lo posso dire perché la concorrenza non lo dice. Mi succede, cioè io parlo con gli imprenditori, mi pagano delle consulenze private, io dico devi andare in questa direzione, ma gli altri non lo fanno. Appunto! Gli altri come stanno? Male. E quindi vuoi star male come loro? Spiegami un po' sta cosa. Cioè se non sei disposto, disposta a fare le cose che gli altri non fanno, allora ti devi accontentare di quello che hanno anche gli altri. Niente. Nulla. Spero che questa cosa sia chiara perché c'è fin troppa gente in cerca di scorciatoie, di manini, magheggi, ma sì. Cioè, poi l'Italia è fatta molto su questo schema mentale, no? Ok, devo fare sta cosa, è troppa fatica, chiamo Tizio, chiamo Caio, chiamo il cugino, quello conosce, ha un'amicizia nel governo, quello è il comune, ha un posto, va bene, io voglio veramente sapere come pensi di andare avanti a manini e magheggi, speri di farlo, non continuare a guardare queste puntate, perché qua si parla solo di duro lavoro e di ottenere quello che meriti con le giuste azioni. Che poi questo tentativo del cervello di semplificare e fare meno fatica è onnipresente, ce l'hanno tutti, anch'io devo combattere contro il mio desiderio di far meno fatica ogni giorno. E poi ti fanno delle pubblicità che, cioè, le web agency fuffa ti scrivono cose del tipo, ho giusto fatto uno screen, possiamo essere tutti un po' più belli, anche il tuo brand. Ecco perché è importante curare la propria identità visiva, PS. Essere belli fa guadagnare di più. Una puttanata. Cioè, proprio non so come altro chiamarla. Una cazzata galattica. Un qualcosa di inascoltabile. Che però, essendo una mezza verità, ti prende. Ok? Perché se le aziende che guadagnano tanto là fuori si mostrano belle, allora tu pensi, allora mi basta essere bello per fare i soldi. Questi qua ti offrono di essere bello e ti dicono, se sei bello vendi di più. Ma non c'entra una fava. Se così fosse, io conosco tantissimi artisti che vendono roba meravigliosa e fanno la fame. Ok? Ci sono dei clienti dei sarti che fanno roba artistica e vendono bene, perché non c'entra un cacchio quanto sei bello o sei bella. È l'idea che ci sta dietro, è quello che ci costruisci dietro,
Ok? Quindi essere belli sì è importante, ma se alla base non c'è un messaggio importante, efficace, affilato, che raggiunge le persone risolvendo i loro problemi e facendogli dire ah, ma non ah, ok, è una soluzione, deve essere talmente differente, talmente immediato come elemento di unicità. Questa è una cosa che non devi mai levarti dalla testa, devi essere unico, unica, è difficile, sì, talmente differenziato che le persone dicono è impossibile confonderti con qualcun altro. Come si fa a confondere la tua azienda con le altre? È impossibile, è lì che hai vinto. Qualcuno si incazzerà, qualcuno gli piacerà sta cosa. Questo è il gioco. Essere rilevanti significa anche prendersi le critiche da coloro a cui non piaci. E se questo non sei disposto ad accettarlo, chiudi. Fatti un favore, chiudi, perché il mercato sarà ancora peggio domani. Sarà ancora peggio. Allora, quando parlo di questa cosa con le persone, mi dicono, ma io sono una persona, non voglio essere un marchio, no? Cioè, come se io a un certo punto dicessi, devi trasformarti in un pacco di pasta, di bucatini e star sul coso del supermercato. Ed è una cazzata, fondamentalmente, ok? Non ti si va a oggettificare, si va a trasformare quello che è il tuo logo e il tuo volto in vettori di un sentimento. Con una comunicazione online fatta bene, ok, studiata, strategicamente cucita su misura sulla tua situazione, a un certo punto le persone associano al tuo volto un'emozione, che non deve essere per forza wow, può anche essere paura, può anche essere stupore, può essere amore, può essere, si spera, fiducia, ok? Ho detto paura perché tantissimi business si basano sulla paura, la politica si basa sulla paura, i giornali si basano sulla paura, i telegiornali si basano sulla paura, perché? Perché ti fanno paura in continuazione, così tu vai e compri il giornale, clicchi sull'articolo, vai a leggere, ok, e perdi tempo su quelle piattaforme. Quindi il tuo marchio, la tua faccia, il tuo logo sono inutili se non trasmettono qualcosa. Sono dei vettori, sono degli indicatori di un qualcosa che non è prettamente. Quindi quando un grafico ti fa no, perché questo marchio trasmette questo e quest'altro, cazzata. Il marchio in sé, quell'icona, ok, tonda, quadrata, rettangolare che sia, non trasmette niente se non c'è un forte messaggio comunicato e inoltrato su tutti i social con tanta, tanta forza. Ok? E poi soprattutto ricordati che ci vuole tempo. Qualsiasi strategia che funziona richiede tempo. Chi spera di fare le cose in maniera veloce fallisce, ok? Vuoi fare la pizza in meno tempo? Non puoi, perché l'impasto deve lievitare, perché c'è un processo chimico in corso, ok? Come ha detto qualcuno, che non mi ricordo chi è, non mi prenderò la citazione come facendo finta che sia mia, come qualcun altro ho sentito fare in passato, non è se mettendo incinta una donna in 9 mesi hai un bambino, non è che mettendo incinta 9 donne in un mese hai un bambino, non funziona così, ok? L'altro giorno leggevo una citazione di Gerald Zaltman, che tra l'altro era stato il consulente di aziende enormi come la Coca-Cola, la Procter & Gamble, che fondamentalmente è proprietario di un sacco di altri marchi famosissimi che trovi in tutti i supermercati, la Audi anche, altre aziende molto molto grandi, che diceva: il 95% dei pensieri, delle emozioni e dell'apprendimento avvengono nell'inconscio della nostra mente, quindi senza esserne consapevoli. Quando parliamo di emozioni, apprendimento, pensieri, eccetera, si parla anche di acquisto, perché l'acquisto deriva da un'emozione. Nello specifico si parlava in questo trattato di alcuni esperimenti fatti al supermercato. Si interrogavano le persone fuori, no, con il microfono, fanno un'intervista, e tutti che dicevano sì sì no, perché io metto a confronto i prodotti, vedo le cose, cerco quello più conveniente. Poi con le telecamerine guardavano le stesse persone. È venuto fuori che più dell'83%, 83,4-5, non mi ricordo, comunque più di una persona, di 8 persone su 10, perché 83%, più di 8 persone su 10 entrano al supermercato e puntano dritte a un prodotto. Non fanno nessun confronto, magari sono convinte di farlo, ma non fanno nessun confronto, puntano direttamente a quel prodotto, a quel prodotto, a quel prodotto. Li prendono e mettono nel carrello, perché se veramente facessero confronti in continuazione la spesa durerebbe 6 ore, ok? Non un'ora come alcune persone ho visto, o 20 minuti come quando metto che andare a fare la spesa anche a me.
cerco sempre di mettersi il meno tempo possibile quando non riesco a comprare online. Ok, perché è successa questa cosa? Perché fondamentalmente quel marchio si è guadagnato un posto speciale nella mente delle persone. E quindi le persone gli riguardano, gli danno tutta la loro fiducia. E fondamentalmente è questo, fine. Cioè, l'idea entra nella testa, ci entra e mette radici e poi è finita. Cioè, devi solo continuare ad alimentarla con una comunicazione online costante. È come una pianta, tu gli dai acqua, la innaffi, se smetti muore, ovviamente. E il terreno fertile è il problema della gente, è la loro vita, è il loro vissuto. Il terreno fertile in cui attecchisce l'idea, diventando una bella quercia solida, ok, è il problema da cui parte il tuo, fondamentalmente la tua idea, ma comunque il tuo modello di soluzione. Perché per raggiungere il massimo livello della tua azienda devi tirare fuori un discorso che più o meno è: il marchio X è la soluzione migliore per il problema Y. Ok, e marchio X ovviamente è la tua azienda. Con migliore la estendiamo, perché migliore non significa niente. Ok, sia chiaro. Più veloce? Ha senso più veloce. Più sicuro? Ha senso più sicuro. Più dolce? Più coccoloso? Più alto? Più basso? Più largo? Più grasso? Eccetera, 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 eccetera. Per risolvere il problema Y. Qual è il problema Y? E adesso torno alla persona che mi ha fatto la domanda. Massimo, qual è il problema del tuo cliente? Perché ovviamente la tua comunicazione è confusa, come quella di tutte le aziende, anzi tu sei avanti rispetto a molte altre aziende che ho visto là fuori che fanno il tuo stesso lavoro, ok? La tua comunicazione non si capisce bene a chi si sta rivolgendo. Allora, intanto definiamo quali sono i tuoi competitor, ok? I tuoi avversari. I tuoi avversari sono tutte quelle associazioni, quelle aziende che danno un passatempo ai bambini. Fondamentalmente no, perché i bambini vanno nel tuo bellissimo dojo a imparare le arti marziali, che poi hai prati fuori, hai un sacco di spazio, è bellissimo, no? quello che offri. Però uno può averlo anche con l'equitazione, col calcio, il tennis, la pallavolo, ok? Uno può andare in piscina, uno può mettersi in stanza e giocare ai videogiochi a più non posso, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io ci ho messo 3 minuti e mezzo a tirar fuori quello che sto per farti vedere, 30 secondi per pensarci, 3 minuti per fare la ricerca online. Non per questo quello che sto per darti non è prezioso, poi me lo saprai dire anche tu. Allora, io ho fatto una suddivisione, perché i tuoi clienti possono essere sia i bambini sia i genitori, sia ragazzi più grandicelli, eccetera, eccetera. Ma ho pensato che un bambino piccolo è potenzialmente un cliente molto migliore. Perché? Perché può pagarti per molto più tempo. Tu lo prendi da piccolo, lo educhi e quello non abbandona mai più il dojo. Ok? Perfetto. Ma il bambino piccolo è difficile da prendere. Cioè, è molto confuso, è molto... Ma sì, cosa facciamo oggi? Sto a scuola, vado a casa, mi butto sul divano, guardo Netflix, che cacchio, guardo Disney Plus, gioco con la PlayStation. Ok, perfetto. Quindi ho pensato ai genitori. Genitori, ok, perché i genitori devono mandare un bambino a imparare karate? I miei genitori non mi mandarono a imparare karate, io volevo tantissimo andare a imparare arti marziali, giuro, ok, aprì un dojo di karate, non c'era nient'altro, non c'era il kung fu, non c'era niente nella mia zona, c'era solo il karate, e non mi ci mandarono, ok. E allora ho pensato a quali possono essere le paure dei genitori. Perché ricorda che la paura è un motore fortissimo. Noi non vogliamo aumentare la paura dei genitori, noi vogliamo rilassarla, sollevarla, vogliamo dargli un sollievo, vogliamo dare una soluzione a un'ansia che i genitori hanno molta ragione ad avere. Quindi ho fatto una rapidissima ricerca e ho trovato i dati sul bullismo del Ministero dell'Istruzione 2020-2021. Ok. Il 22,3% degli studenti e studentesse delle scuole superiori è stato vittima di bullismo da parte dei pari, 19,4% in modo occasionale, 2,9% in modo sistematico. Il 18,2% ha preso parte attivamente a episodi di bullismo verso un compagno o una compagna, 16,6% in modo occasionale, 1,6% in modo sistematico. Molto bene.
rilevato che il bullismo a scuola è un qualcosa che può fare tanta paura a un genitore. Perché cosa succede? Io lascio andare mio figlio fuori di casa, lo mando in un posto che mi dicono essere sicuro, essere il posto in cui educheranno mio figlio, e poi scopro che subisce o fa bullismo. Cioè, io non ho figli, ma se ne avessi sarei terrorizzato da una roba del genere e sfido chiunque a dire il contrario. Genitore o non genitore. Questo dato è molto interessante perché ci permette di fare un attacco su due fronti separati. Il primo più o meno si articola in questo modo. Più di un bambino su 5 ha subito bullismo a scuola. E come sai, i bulli generalmente attaccano quei bambini che sembrano più insicuri, che reagiscono in una certa maniera, che bla bla bla. Mamma, papà, vuoi che tuo figlio non sia, tua figlia non sia preda dei bulli a scuola? Al tempio massimo insegniamo ai bambini di tutte le età a essere più sicuri di sé, a non cedere alle tentazioni, a non cedere ai ricatti, a non cedere alle provocazioni. Ok? A tenersi da parte dalle situazioni di violenza, perché gli diamo una disciplina, gli diamo un qualcosa che bla 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 bla. Primo angolo di attacco. Secondo angolo di attacco. Mamma, papà, un bambino su 5 ha praticato, ha preso parte attivamente a episodi di bullismo verso un compagno o una compagna della stessa età. È veramente terrificante venire a conoscenza di un qualcosa del genere e purtroppo ne viene a conoscenza solo a giochi fatti. Ormai è troppo tardi. Cosa ha spinto questo bambino o questa bambina a fare una cosa del genere? Spesso è il potere del branco. È il fatto che le istituzioni, qui, là, su, la regione non funziona più, non ci sono più i valori di una volta, eccetera, eccetera. Soluzione. Al tempio massimo insegniamo ai bambini la disciplina, il rispetto per se stessi e per gli altri. Al tempio massimo nessuno si fa mai male, perché tutto è nella massima sicurezza. Bla 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 bla. Partiamo da un problema enorme che hanno i genitori: la paura che il proprio figlio possa essere coinvolto in una situazione di bullismo. Io avrei paura che mio figlio o mia figlia venisse bullizzato o bullizzata. Avrei ancora più paura a scoprire che è sto mio figlio o mia figlia a bullizzare qualcun altro. Perché a quel punto avrei paura di probabilmente avrei paura di non riconoscere più la mia creatura. Ok? Ma veramente, che errori ho fatto? Cosa ho sbagliato nel crescere questa persona? E tu puoi dare la soluzione a questa cosa grazie al marchio, il tempio massimo, eccetera, eccetera. Tutte le cose che dico nel mio canale servono a questo, a creare un marchio, a creare un'idea, trasformare la tua azienda in un'idea che possa entrare meglio, più facilmente nella testa delle persone e possa attecchire, diventare la soluzione ideale, ottima per una certa, per un certo problema, una certa situazione, eccetera, 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 eccetera. Come vedi, ti ho dato due angoli di attacco possibili e bisogna cominciare con questi, perché è lì il problema è già nella testa del cliente. Quindi quando parti con l'angolo di attacco, che è il problema della persona, lo prendi e poi continui a guardare, perché c'è l'ansia. Cazzo, è vero, potrebbe succedermi questa cosa. E quindi seguono. Se parti con quanto è bello il tempio massimo, ne perdi la maggior parte. Perché? Perché non gli frega un cazzo. Ai loro occhi è magari più facile mettere il figlio davanti ai videogiochi, capisci? Cioè, nel senso, dal punto di vista del... Non guardiamo dal punto di vista dell'etica, perché il cervello umano ragiona a comodità. È più comodo mandare il figlio all'oratorio, mandarlo a giocare a calcio forse, no? Perché è più nell'ottica, no? Invece il karate ci ricorda la violenza. Ok, ma non è giusto sicuramente, perché sono sicuro che fai le cose per bene, massimo, ma nella conoscenza comune i miei genitori non mi mandarono perché dissero poi diventi violento. Fa molto ridere l'idea, ma lasciamo stare. Che cosa ti sto dicendo? Ti sto dicendo che una volta ho trovato il modo, l'idea da fare entrare nella testa delle persone, si comincia con le campagne online e non si smette più per tutta la vita. Mai più, perché ogni sponsorizzata, ogni post, ogni storia, ogni video, ogni testimonianza deve rafforzare nella mente dei già clienti chi sei e quale soluzione sei, e nella mente dei futuri clienti sta facendo germogliare quel semino, ok?
che porta le persone a comprare da te. Perché ho selezionato solo una piccola categoria? Non hai abbastanza soldi, Massimo, per prendere tutti i tuoi clienti su misura. Ne hai sicuramente più di uno, ok? Non sono solo i bambini. Guarda, io fossi in te, farei addirittura un corso solo per bambine. Perché più sei focalizzato, meglio funzionano le campagne. Poi se il fatturato aumenta, poi non so neanche qual è il tuo budget, quindi sinceramente sto andando a caso in questo momento, lo ammetto, non ho i tuoi numeri sotto mano. Per fare una buona strategia di comunicazione online devo avere i numeri sotto mano, e quindi qua mi fermo, ok? Prima di dire cazzate che poi sono lontane dalla realtà. Nel momento in cui hai scelto l'idea, la martelli e vai. Genio, perseveranza, fede. Genio, perseveranza, fede. Perché niente si costruisce dall'oggi al domani. Roma non è stata costruita in un giorno. E soprattutto chi molla rompe tutto. Chi smette perde tutti i progressi che ha fatto sino a quel momento. Io lo so che è un casino, io lo so che è una cosa difficile, è per questo che ho fondato i Sarti del Web. Un'agenzia che si occupa di applicare il metodo comunicazione su misura, col quale costruisci una strategia cucita al dettaglio sulla tua situazione, sul tuo obiettivo, su quello che puoi fare, quello che hai veramente sotto le chiappe, la tua azienda. E poi ti aiutiamo a raggiungerla, perché siamo un'agenzia operativa, ok? La maggior parte del lavoro, della comunicazione online, lo facciamo noi. Ok, questo è il modo in cui lavorano i Sarti del Web. Comunque sono sicuro di averti dato tantissime idee in questa puntata, e non vedo l'ora che tu, chiunque tu sia, chiunque sia all'ascolto, le metta in pratica e per iniziare a costruire il proprio marchio, la propria idea, la propria soluzione, in maniera da coltivare i propri clienti e iniziare veramente a fare la differenza. Se poi vogliamo voi dei dettagli su qual è il tipo esatto di livello massimo che può raggiungere la tua azienda, come fare, e sono tantissime le cose che vorrei dirti, però come vedi abbiamo già sforato i 30 minuti canonici e sono stanco, sono tanto stanco, ti giuro. C'è tantissimo da lavorare, il 2023 mi aspetta e sarà un anno fantastico per i Sarti del Web. Augurami in bocca al lupo, perché appena lo incontro lo scuoio, quella bestiaccia. E detto questo, detto tutto per oggi, io sono Enrico Cecchini e ho fondato i Sarti del Web, un'agenzia che si occupa di portare i clienti all'attività grazie alla comunicazione su misura online. Se vuoi leggere qualcosa di più ci trovi su isartedelweb.it, ma anche sul social che usi più spesso e sui maggiori canali di podcast. Detto questo, buona giornata, buon lavoro e buona comunicazione online.